Allora, buonasera, a nome degli amici della parrocchia, a nome del coro delle Serenate Bardigiane. Questa sera il programma è un po' misto, avremo canzoni della tradizione locale e tradizione italiana. Il canto del maggio è una tradizione antica che parte anche dal Medioevo e anche in questi decenni, anche nella nostra zona, nell'Appennino, è sempre stato sempre molto molto sentito. Noi aggiungiamo le serenate del canto tradizionale bardigiano. Vi sto parlando di canzoni, di musiche che hanno intorno ai 120-140 anni e furono introdotte da due persone, dal maestro Morisi, allora era il direttore della banda, che la banda era una delle cose più importanti nella nostra cittadina, e le parole del poeta, del medico poeta Italo Ferrari. Mentre nelle frazioni, così si girava casa per casa, qui erano più legate alle dichiarazioni d'amore e avevano un'altra tradizione, ma entrambe sono belle e è importante ricordarle. Quindi stasera però mischiamo le serenate d'amore con la tradizione italiana. Qui con noi il coro, i nostri musicisti, ringrazio tutti, mi sia permesso, vicino a Giovanni, a Manuela, a Giacomo, al nostro amico che è qui con noi, Paolo, anche un applauso a un certo maestro di fisarmonica, Romano Viazzani. Buonasera a tutti, Bardi, agosto 2021, Bardi, terra di emigrazione. E siamo qui con Romano Viazzani, classe 1966, nato a Londra, da mamma bardigiana e da padre italiano nato in Galles. Romano, il cognome Viazzani è legato all'emigrazione. Parlaci un attimo della tua esperienza. Allora, i miei antenati sono andati a abitare nel Regno Unito nel 1860, penso 1860-1870, e ho fatto delle ricerche su internet, ho visto che il lavoro che facevano era costruttori di pianoforti e organi. Infatti nella casa del Viazzani, il mio trisavolo, non so cos'era, abitavano anche i Chiappa, infatti un altro nome di Bardi è Chiappa. È ancora in attività oggi a Londra, nella zona di Clerkenwell, che è la Little Italy di Londra, è ancora in attività il costruttore di organi Chiappa, è ancora in attività oggi dopo 150 anni. Questo è il lavoro che facevano. Sentimi, allora, il lavoro che facevano i tuoi, penso che tu sia la quarta generazione, quindi i tuoi ragazzi sono la quinta generazione. Senti, parlare di Romano è parlare di musica, parlare di fisarmonica. Che cos'è? Che cos'è questo strumento per te? Che cos'è? Allora, prima di tutto è uno strumento che è legato alle mie radici, perché mio padre suonava
a livello amatoriale. Noi eravamo proprio qui un'estate, io avevo 10 anni e mio padre ha portato la sua fisarmonica Stradella di Pavia, qui vicino, a farla dare una ripassata, una cordata. Gli hanno dato una vecchia fisarmonica da allenarsi mentre era in vacanza, perché lui si lavorava e allora si allenava solo quando era in vacanza. Comunque era un po' disilluso da questa vecchia fisarmonica, l'ha messa giù. Io avevo fatto delle lezioni in pianoforte da 7 anni e allora ho preso in spalla questa fisarmonica che lui non voleva suonare e con una mia cugina abbiamo iniziato a suonare un po' questa fisarmonica. Allora mio padre ha visto che avevo un po' di passione, quando siamo tornati a Stradella a recuperare la sua fisarmonica me ne ha comprato una piccola e poi mi ha trovato un insegnante in Inghilterra e quindi ho iniziato a suonare fisarmonica da dieci anni. Allora, il passato l'abbiamo visto, allora il presente, so che tu adesso ti stai riposando a Bardi, sei stato a Spoleto, sì, al Festival dei Due Mondi, quindi ti prego di dirci qualcosina, e poi il futuro, il tango, il tuo ultimo CD, il tuo ultimo lavoro, che cosa farai da grande, Romano? Ultimamente sono stato a Spoleto a registrare un disco dei miei brani, 5 brani inediti, con una cantante parigina, però anche lei di origine di Spoleto, una emigrata anche lei a Parigi, una cantante, una soprano coloratura, c'ha la voce altissima, però riesce anche a suonare, a cantare del jazz, e abbiamo fatto un album insieme con 5 dei miei brani e altri brani inediti di altri compositori. È stata un'esperienza molto bella, speriamo che esca questo album l'anno prossimo. Sì, il tango per me, allora, l'ultimo album che ho fatto con il mio ensemble è stato un album dedicato al tango, London Tango, perché a Londra ci sono tanti appassionati di tango, ballerini di tango, e sono rimasto un po' meravigliato da questa cosa, che dopo il lavoro tanta gente andava a ballare il tango con le scarpe da tango nella borsetta o nella valigia del lavoro e andavano a lavorare, a ballare il tango. E allora ho dedicato questo album perché per il mio 40esimo sono stato in Argentina, dove ci sono anche tantissimi, anzi Astor Piazzolla era di origine italiana, Osvaldo Pugliese, cioè tanti dei grandi compositori e suonatori di tango erano di origine italiana, e infatti ti sembra di essere un po' in Italia, anche le facce sono facce italiane, anche se parlano spagnolo, e comunque è stata una bellissima esperienza e mi è sempre piaciuto il tango, e allora ho avuto l'opportunità di rinavviare il mio tango ensemble, che adesso sta andando abbastanza bene, e speriamo dopo il Covid di ripartire adesso a settembre con i concerti. Allora, ringraziamo Romano Viazzani per la sua pazienza. Speriamo che il 2022, il 2022 sia un anno importante. E vi ringraziamo di averci ascoltato. Bardi, agosto 2021, con un emigrante famoso, musicista, Romano Viazzani.